quello che è stato le partite precedenti e passato, dobbiamo solo pensare a quello che c'è da fare, e quello che c'è da fare adesso è la partita di domani. Ci siamo preparati al meglio per affrontare questa partita che sappiamo quanto sia importante. Un Porto d'Ascoli, reduce da un buon avvio di campionato. Quali saranno le differenze maggiori tra questa squadra e la Reganatese? Ci saranno difficoltà diverse, nel senso quando si prepara la partita ogni squadra che vai a affrontare ha delle caratteristiche diverse. Anche il Porto d'Ascoli ha avuto un avvio importante, è una squadra quadrata che sa quello che deve fare e di conseguenza non sarà assolutamente facile, però confido molto sullo spirito dei ragazzi di fare una grande partita perché mi sono rivisto anche tutte le partite che abbiamo fatto e i risultati spesso e volentieri sono stati bugiardi, nel senso che meritavamo di più, poi gli episodi sono andati contro di noi, ma le prestazioni sono state positive, quindi è logico che quando si guarda solo il risultato e quello ci dice che non abbiamo fatto bene, ma in realtà non è così, quindi credo che appena staremo meglio e questo accadrà presto, poi assieme alla prestazione arriveranno anche i risultati. Due assenze forzate per la squalifica a centrocampo, l'arrivo ieri di Domenico Antonio, è lecito attendersi qualche cambiamento a livello tattico? Ma più che altro sto facendo la conta, nel senso che non siamo in tanti, al di là dei cambiamenti tattici. Devo vedere chi sta bene, chi è disponibile a fare una grande partita. Quindi adesso, in questi giorni, abbiamo cercato di recuperare le energie fisiche e mentali appunto per affrontare al meglio questa partita con i ragazzi che ci sono e quelli che ci sono hanno grande voglia di rivalsa.